Direttore campione d'Italia, Raffaele Minichino, Eccolo buonasera. qua, naturalmente dovevo tenere anche questa promessa. Avevo parlato male di Conte, quindi eravamo un po' verso Natale, adesso bisogna ringoiare tutto e quindi riconoscere i meriti di un grande allenatore soprattutto, però adesso la cosa più che mi sta a cuore è diventato quasi interista. Quindi in Tu un invece sei certo stato qual modo, sempre interista. bravo, lui dice dove va, lui diventa il tifoso, un Regia, ma abbiamo professionista una sorpresa per interista. il direttore Raffaele Minichino, forse? Io darei la vita, la mia vita, in fondo lo so. Sarà una partita infinita. È un sogno che ho, è un coro che sale a sognare su e giù dalla notte, 90 minuti per segnare. Nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri, pazzi come te, nerazzurri. Quasi obbligo, mi viene da sorridere, no? Perché poi alla fine si parte sempre con l'intenzione di essere protagonisti e di provare a vincere. Detto questo, ne vince una. Guarda che sorriso il direttore, elegante come raramente Ma visto in... dopo 11 anni, Sì, c'era insomma, era il anche giusto, minimo, era anche quindi giusto. effettivamente poi togliere lo scudetto alla Juventus vale ancora di più. Tra poco ne parleremo dell'Inter. Faccio proprio il gesto, no? Chapeau, tanto di cappello ad Antonio Conte e al suo lavoro. Infatti lui ha smentito che ha fatto togliere Pazza Inter, diciamo, come C'è inno, un nuovo contest, mo ci sarà un nuovo inno, tra però l'altro, eh? effettivamente va riconosciuto, secondo me, il merito assoluto è quello che ha cambiato la mentalità. Quindi è diventato lui un po' il Ferguson, diciamo, dell'Inter, ha avuto anche la possibilità in un momento molto difficile a livello societario, che sono stati lontani i presidenti, la proprietà, e con Marotta che ha dovuto magari anche proprio credere solamente su quello che imponeva proprio Conte e ci ha portato a un qualcosa di meraviglioso, perché l'Inter dopo la Juventus, dopo lo stesso Napoli, secondo me poteva essere accreditata, ma mai e mai nessuno, penso, poteva scommettere un euro che potesse addirittura chiudere con 4 giornate d'anticipo e addirittura 13 punti, diciamo, di vantaggio su una seconda in classifica. Adesso addirittura io ho sentito ieri al 90° minuto proprio che lui giocherà ancora, farà giocare l'Inter per cercare di vincere, per cercare di vincere. Però poi qui ci sono due esperti che possono dirci che ormai il più è fatto, quindi ci sarà spazio per altri rincalzi e quindi provare per quelli che potrà essere il futuro dell'Inter. Manca molto per fare una bella figura anche in Europa. Ma guarda, io vorrei partire sempre da questo discorso, che l'Inter è cambiato in corsa. L'Inter, le prime giornate, come lo dicono in tanti, effettivamente subiva tanti gol, che non era, diciamo, da Inter, diciamo, da quel tipo di squadra. Poi lui è stato più guardingo. Con il Real Madrid, che noi siamo stati eliminati in quella partita, noi avevamo recuperato dal 2-0, 2-2, e poi abbiamo subito perché lui voleva cercare addirittura di vincere. E io penso che quella lezione poi l'ha fatto cambiare, si è adeguato anche ai calciatori in un certo tipo di gioco e ha portato i risultati, perché il gioco ancora oggi, dico, inguardabile dell'Inter, lo dico da interista. Io stavo sempre in sofferenza, Semino. Anche con il Crotone, noi abbiamo chiuso la partita alla Non è fine. inguardabile, No, perché se tu inguardabile. Ti chiedi Ma come avevamo importa, sempre la è paura un calcio diverso da quello degli che oggigiorno altri. che va per la L'Atalanta. maggiore, il famoso inizio dal basso, così, capito? Nel girone d'andata,
Ci sono delle statistiche che l'Inter era la squadra che aveva più possesso di palla. Bravo. E prendeva un sacco, esatto, di gol, perché iniziava dal basso. Nel girone di ritorno ha fatto un altro tipo di gioco, ti aspettate, ripartivano nei grandi spazi con Perisic e Hakimi sugli esterni e sono diventati devastanti. E allora questo è anche merito, bisogna dire, di Conte, che ha saputo adeguarsi a un gioco diverso. L'ha capito. L'ha capito, esatto.